Messaggio divino 7/4/2020. Seguite con carità, umiltà e amore, se volete arrivare sui veri fiori, sui veri suoi colori, e dare a lui con tutto il cuore il vero e santo amore. Lui non ha bisogno dell'egoismo, non ha bisogno delle delusioni. Lui vuole liberarvi dalle prigioni che si sono formate lungo questi secoli. Adesso è giunta l'ora della mia vera gloria e dell'eterna gioia. Cerchiamo di essere veri, limpidi e fedeli, come lo fu il nostro arcangelo San Michele, quando l'ha pronunciato chi come Dio. Auguri a tutti voi per un santo invio, e che dentro i vostri cuori regna sempre e per sempre Dio. I bambini sono le sue vere linee. Se non ritornate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Abbiamo abbandonato la parte migliore di noi, quella parte che è dentro di noi, quella parte bambina, dove c'è stata messa la luce divina e dove la nostra anima si è impoverita, lasciata in abbandono, seguendo la via di prendere il trono, la via dell'arroganza. Ci sono rimpianti, riempiti di ignoranza, all'opposto della clemenza e di seguire la fratellanza, di non aprire la dispensa della sua vera speranza. I sette doni dello Spirito Santo, le vere sue vie, con il vero suo amore, si apre la finestra del vostro cuore e facciamo entrare il sole che ci illumina la nostra anima. Il Signore dice: uomo, uomo, ti sei dimenticato di chi ti ha dato il nome? Cerca la via che hai smarrito. Se no, non alzerò nemmeno un dito. Credi che il tuo Dio è risorto, se vuoi il mio conforto. Credi alla risurrezione, se non vuoi rimanere nella prigione. Io sono la guarigione, io sono la risurrezione, se non vuoi rimanere nella brutta afflizione. Non confidare nell'uomo, confida nel Creatore e non nel falso impostore. Chi si è voluto sostituire a Dio, oh quanto è povero l'io, sei venuto incontro a me con il bicchiere pieno del tuo io. Se cerchi Dio, se cerchi me, devi venire con il bicchiere vuoto e io ti posso riempire di verità. Non ci sono più parole. Il mio comando è solamente amore. I miei colori sono i fiori. Ma no, i fiori dei prati, dei campi. I miei veri fiori sono le anime, siete voi. Vi ho creato a mia immagine e dove sta la somiglianza? E dove si trova la conoscenza? Adesso fate penitenza, così vi salverò con la mia potenza. Cercate di risorgere a vita nuova, se no il male, la vecchia, la ingoia. Cercate la mia vera gloria. Amen. Alleluia. Amen, alleluia.